Ed eccoci qui, andiamo a salutare subito l'ospite di oggi che è il dottor Claudio Bonifati, responsabile dell'ambulatorio per lo studio e la cura della psoriasi dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, Istituto Dermatologico San Gallicano. Dottor Bonifati, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Allora, chiaramente come responsabile dell'ambulatorio per la cura della psoriasi, la prima domanda è: ma questa psoriasi è veramente così diffusa? È una malattia così... frequente? Sì, la psoriasi è una malattia frequente, ha una prevalenza nella popolazione che va dall'1 al 3% secondo le casistiche, e quindi calcoliamo che in Italia abbiamo circa 2 milioni di pazienti. 2 milioni? Sì. Esiste un solo tipo di psoriasi o ne abbiamo di tipologie? No. Esistono diversi tipi, quella che è più frequente, la cosiddetta psoriasi volgare o a chiazze, che è anche chiamata psoriasi a placche, derivando questo termine più dalla letteratura anglosassone. Poi abbiamo tutta una serie di varianti, come ad esempio la forma guttata, che è una forma eruttiva che spesso segue ad un'infezione prevalentemente faringotonsillare, ma non solo. Ma è temporanea quindi questo tipo di psoriasi? Allora, diciamo che questo tipo di psoriasi può esprimere un fatto episodico, però una percentuale importante poi di questi pazienti col tempo svilupperà una classica psoriasi volgare. Quindi in qualche modo c'è una predisposizione, c'è un timbro che dice: tu hai la psoriasi. Anche questa tipologia di pazienti non raramente poi farà la classica psoriasi volgare o a chiazze. Poi ci sono forme particolari come la forma invertita, che interessa prevalentemente le pieghe. Abbiamo delle forme poi a localizzazione palmare o plantare, poi per arrivare alla forma eritrodermica, vale a dire che gran parte della superficie corporea è coinvolta. Diventa invalidante, a quel livello diventa veramente... Diventano anche casi da ricovero, fino ad arrivare alla psoriasi pustolosa generalizzata di von Zumbusch, che non raramente è una vera e propria emergenza, però sono forme fortunatamente rare. Quelle con cui noi ci cimentiamo tipicamente è la forma la psoriasi volgare a chiazze, direi anche con una certa frequenza la guttata. Molto bene. Allora, ecco, per quanto riguarda questo tipo di psoriasi, lei diceva che comunque sia c'è una certa predisposizione, una certa ereditarietà, ma e quindi può comparire già in che età? Allora, la psoriasi può comparire dai primi giorni di vita fino a 30 anni. Abbiamo comunque dei picchi, diciamo che il picco prevalente, un primo picco prevalente lo vediamo tra i 15 e i 25-30 anni, e sono quelle psoriasi che maggiormente sembrano essere, come dire, programmate da un punto di vista genetico. Abbiamo poi delle psoriasi che tendono ad insorgere in età più adulta, quelle dopo i 40 anni, e abbiamo qui un picco intorno ai, appunto, 45-50 anni. Ecco, lei mi diceva che esiste un tipo di psoriasi che colpisce le articolazioni? Sì. Sì, l'artropatia psoriasica è un'artropatia infiammatoria, rientra nell'ambito delle artropatie, delle artriti sieronegative, e la prevalenza con cui si registra nell'ambito della popolazione psoriasica varia molto da casistica a casistica, tanto che si parla di un range che va dal 5 al 30-40%. Direi che è una misura attendibile, che è quella che poi noi osserviamo nella nostra popolazione, siamo intorno al 20%. Ecco, chiaramente non è soltanto un problema dermatologico, perché quando arriva a colpire le articolazioni il problema diventa addirittura motorio. La psoriasi già di per sé, soprattutto nelle forme diffuse, e per diffuse intendiamo quelle forme che interessano una superficie corporea uguale o superiore al 10%, quindi indipendentemente dal discorso articolare, già di per sé è una patologia che va inquadrata in un ambito di patologia internistica, anche perché spesso questi pazienti, ripeto, indipendentemente dal discorso artropatia, che apre un'altra problematica, ma il paziente con una psoriasi tipicamente a chiazze diffusa, sappiamo che è più soggetto a tutta una serie
di patologie, in particolare un aumentato rischio cardiovascolare. Addirittura? Sì, sì, sì. Ah, come mai c'è questa correlazione tra... Allora, questi... sì, la possibilità, diciamo, il link patogenetico tra la psoriasi e il rischio cardiovascolare, inteso come rischio cardiovascolare, la cardiopatia ischemica fino ad arrivare all'infarto, è che una serie di sostanze infiammatorie pro-ateroggeniche che sono prodotte in eccesso nel paziente psoriasico probabilmente contribuiscono alla formazione della placca ateromatica, e poi sono quei tappi che vanno a determinare un'occlusione a livello delle arterie, come le arterie coronarie, quindi dare infarto. Certo, chiaro. Allora, parliamo di terapie, quindi sì, parliamo del lato positivo. Sì, allora, sì. Esistono delle cure, sì. Esistono delle terapie, allora, efficaci? Allora, diciamo che la terapia, la psoriasi è una malattia curabile. Meno curabile. Male, meno ma male. Diciamo che non è guaribile, anche se, e alcune casistiche danno una prevalenza del 50%, può andare in remissione la psoriasi. Però, come noi diciamo ai nostri pazienti, la psoriasi può andare via da sola, ma in ogni momento può ritornare. È incontrollabile, non ci sono, brava, dei fattori. Ci sono dei fattori che noi sappiamo essere scatenanti, uh-huh, che possono essere i più disparati: un'infezione, uno stress, un dispiacere, un momento di preoccupazione. Certo. Tante volte noi non riusciamo a trovare il fattore scatenante che su questo terreno geneticamente predisposto poi fa esprimere la patologia. Le terapie le abbiamo, dobbiamo sempre incoraggiare i nostri pazienti ad avere una buona compliance, certamente. Certo. Molte volte noi vediamo che il paziente, pur consapevole della possibile ricaduta, poi deve fare un percorso con il medico, quindi un'alleanza che noi stringiamo con il paziente per un percorso che è lungo, tortuoso, fatto di salite, discese, cure e via dicendo. Ecco, sono a base di che cosa queste terapie? Allora, sono farmacologiche oppure esistono anche delle terapie locali? Non so. Certamente, allora noi abbiamo un primo gruppo di presidi terapeutici, che sono i prodotti topici. Bisogna considerare che nella massa della popolazione psoriasica la gran parte hanno delle forme localizzate e quindi si avvalgono di terapie topiche. Le terapie topiche sono a base di una serie limitata, tutto sommato, di molecole, vale a dire cortisonici e derivati della vitamina D, sono quelle che prevalentemente noi utilizziamo in diverse formulazioni che vanno dalle emulsioni alle creme, alle pomate, certo, all'unguente. Il tipo di veicolo è molto importante e noi dobbiamo comunque, come dire, seguire ed istruire il paziente sul tipo di cortisonico da mettere, quanto metterne, certo, quando metterlo, e questo è molto importante per quanto riguarda la terapia topica. Altro presidio molto importante, tra l'altro noi qui abbiamo un centro di eccellenza diretto dal dottor Leone, che è la fototerapia, che pure qui è tutto un altro mondo, che dà una possibilità terapeutica, ottimo rapporto rischio-beneficio. Allora, diamo qualche informazione utile ai nostri radioascoltatori. Sì. Lei ha parlato di questo, vabbè, di questo reparto d'eccellenza e anche di questo tipo di terapia. Sì. Fototerapia, semplicemente, ecco, sì. Come è possibile accedere? Allora, per accedere al nostro servizio di fototerapia è sufficiente che il paziente, o qui da noi passando dal nostro ambulatorio, o anche il medico curante, dopo una valutazione, faccia una richiesta di visita per fototerapia, si prenota col numero verde, noi qui abbiamo un'equipe di colleghi che sono particolarmente esperti, qui siamo tutti, gran parte siamo dermatologi, parlo di San Gallicano, che hanno una particolare expertise nell'utilizzo di una serie di apparecchiature che emettono raggi ultravioletti e che vengono utilizzati per curare una serie di patologie, compresa la psoriasi. Ecco, quindi, compresa anche l'artrite psoriasica? No, l'artrite psoriasica richiede... Non si cura. Si cura con trattamenti farmacologici in parte locali, intesi come iniezioni di antinfiammatori o cortisonici, quando sono forme molto localizzate, certo, però non si avvalgono né delle pomate né della fototerapia, certo, però spesso quando parliamo di artrite psoriasica bisogna intervenire con farmaci sistemici
quindi entriamo in un ambito, possiamo avere un paziente con una forma di psoriasi, con un'espressione cutanea molto limitata, però con un'artrite psoriatica, e quindi rientriamo in un ambito di un paziente che necessita di una terapia spesso più impegnativa. Certo, dottor Bonifati, ma è possibile a vita sottoporsi a terapia a base di cortisone? Allora, se parliamo di cortisone, mi chiede cortisonici per via sistemica o per via locale? Per tutte le vie, nel senso, allora, che poi in qualche maniera, allora, il cortisone arriva. I cortisonici si dividono in diverse classi. E noi dobbiamo utilizzare la classe più adatta a seconda della tipologia, diciamo, a seconda di come si presenta, a seconda dello stadio della malattia. È ovvio che il tutto deve avvenire sempre sotto il controllo medico. Chiaro, cioè non possiamo chiaro. Dare o far prescrivere al paziente il tubetto di cortisone, assolutamente no. Anche una terapia topica va comunque modulata sotto la supervisione di un dermatologo o comunque di un medico con esperienza nel management della psoriasi. Quindi non è un discorso di farlo a vita, assolutamente. Sono terapie che vanno fatte a volte anche per periodi lunghi, però è importante sempre sotto la supervisione di un medico, possibilmente specialista, perché anche una terapia topica mal condotta può avere degli eventi avversi gravi o gravissimi, no? Uno che si spalma anche un derivato della vitamina D su gran parte della superficie corporea può avere un'ipercalcemia molto grave, quindi anche con i topici attenzione, bisogna sempre attenzione. Sotto controllo medico. Bene, ovviamente bene. Il livello di attenzione, che deve essere sempre importante, è diverso quando poi noi utilizziamo le terapie sistemiche, che vanno dalla citretina, la ciclosporina, il metotrexate, fino ad arrivare ai biologici, e lì entriamo in un altro ambito. Molto bene, il vostro approccio chiaramente è a 360 gradi. Sì, noi qui la psoriasi la trattiamo a 360 gradi, sia sotto il profilo farmacologico, trattiamo anche l'artropatia psoriasica, e abbiamo un ottimo centro di radiologia che è molto esperto anche nella diagnosi precoce, e abbiamo la possibilità di avere un approccio reumatologico praticamente in tempo reale, quindi ci siamo organizzati per offrire al meglio un servizio. L'unico problema penoso è che il paziente psoriasico, parlo dei pazienti con psoriasi severa o con artropatia psoriasica, sono veramente poco tutelati, nel senso che hanno veramente molto poco dal sistema sanitario nazionale. Nel senso che devono pagare proprio tutto? Quasi tutto, e noi abbiamo pazienti anche importanti che non possono curarsi perché non possono fare neanche quella serie di analisi anche routinarie che noi richiediamo per poter prescrivere dei farmaci con dei potenziali eventi avversi. Ma forse perché non viene riconosciuta una malattia così importante, una malattia sistemica? Consideri che ad esempio la fototerapia di cui le accennavo non è in convenzione, per cui noi abbiamo tanti pazienti che potrebbero essere trattati con gli UVB TL01 che hanno un ottimo rapporto rischio-beneficio, però quei tot euro a seduta per loro sono, giustamente considerando che siamo anche in periodo di crisi, non possono accedere. È chiaro. Cose, e quindi ma ci vorrebbe è auspicabile una maggiore sensibilità anche da parte delle istituzioni. Ma viene forse considerata una malattia dermatologica a livello estetico, il problema estetico e non a problema. Accentrato. Una volta si diceva più per frustrazione è la malattia dei sani. Sappiamo che la psoriasi non è la malattia dei sani, sappiamo che ha un impatto devastante sul wellness del paziente, e oggi giustamente va considerata una malattia di interesse ottimo. E noi chiudiamo proprio con questo suo appello, dottor Bonifati. E io vi ringrazio. Grazie a lei. Buon pomeriggio. Grazie. Buon pomeriggio. Ringraziamo il dottor Claudio Bonifati, responsabile dell'ambulatorio per lo studio e la cura della psoriasi dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma.